Cambia la schermata, adesso lag in live. No, intanto devo. No, perché non lo prende? Un attimo allora. Sistemiamo. Ok. Posto. Nemmeno a metà ancora, aspettiamo che parte. Tieni d'occhio le finestre. Ok, partite. Ok, perché ci potrebbe essere gente che spara, penso di gente di qua. Ah, di qua, giusto. Lupo, Wolf, VLF. Ora capisco. Ah, sì, giusto. Interessante. Qui serve una scheda per entrare. Non incominciamo, pad. Non si può proprio entrare. Ok, non è fatto per entrarci sto posto. Perlomeno non ora, poi ma non credo nemmeno più avanti. Se non si ci entra ora quando ci entri. Poi non fa dice manco di interagire con la scheda, dovrebbe così. Ma è aperto dietro questo campo? Non credo, no. Ok. Cancelli chiusi. Tutto chiuso. Nessuno che vuole far entrare. Hai visto? Ha scavalcato la recinzione. Potremmo entrare da lì. Come mai non si sente sparare? Ah, qualcosa non torna. Non ho proprio idea. Passiamo da lì sopra. Sì, un attimo, non mi ha dato anche il tempo di pensare. Sto gioco. C'è un codice del cancello? Non credo. Serve tipo una seconda spina. No, la spina ci ho toccato. Non sale qui? No, non so. Ah, beh, ma dobbiamo andare dall'altra parte, dobbiamo andare di qua. Ci sono degli infetti, eh? Io ne vedo uno. L'ha uscito da solo il fucile, non gliel'ho detto. Ma qua controlliamo prima di averci qui.
non sono pochi. Facciamo così. No! Allerta! Voglio darsi. Ne ho beccato solo uno, tre, due. Ma non crepa col fuoco questo. Aiuto! No, che buono! Che è l'ultimo secondo. Ok, è andata. Ma non dovevo triggerarli così con la molotov li ammazzavo tutti, vabbè. Fa nulla. È andata così. Dove c'è l'erba non sale. Questa cosa l'ho notata. Dove c'è erba non si va. C'è una valigia qui ma non si può controllare. Dove c'è erba, nulla. Perché sale se io sto solo a controllare? Vabbè. Devi fare tutto quello che faccio io, vedi. Spore? Cosa sono tutti serve? La polvere. È morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Visto che siamo qui, cerchiamo qualcosa di utile. Vediamo che c'è. Bella idea, Ellie. L'avrei fatto lo stesso. Tanto, anche non l'avresti detto. Quindi ci sta che sei nel mood di cercare roba, almeno non ti annoi anche te. Che ti non ti annoi te più che altro. A me piace andare in giro e guardare le robe. Book Festival 2013. Da qui si va avanti. Si può andare un cammino vecchio stile, cioè sono degli alberi disegnati sopra con un lago carino. C'è un pianoforte, peccato non si può suonare. Troviamo un bar. Beh, un hotel, quindi pure le freccette. Ma questa era la reception, quell'altra è il piano bar. Ok, vabbè, prendilo da lì. Esatto. Ma no, te lo potevi anche tenere per ammazzare i cose. Ecco. Ma so come si accende la torcia. Questo che è vivo è morto. Hanno sparato a tutti. Li riconosci? No. Ma chi li conosce? Forse li ha uccisi qualcun altro. Gli infetti sono entrati. Chi cazzo sono questi? Chi li ha mai visti? Ehi. Cassettino. Nulla. Qua che c'è? Voglio al massimo. No. Facciamolo qua. Tanto gli vedi che ti ce l'ho al massimo. Non è il momento di tirarla, è di un attimo.
C'è qualcosa che fa rumore. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Qua è piena. Si sentono rumori. O sono degli infetti di sopra, che ne so. Tipo di bottiglie, rumori, boh. Come se ci fosse il vento a spostarle. Stanno giocando a calcio con una bottiglia. Erano solo quelli gli infetti, sembra strano. Possibile non c'è nessun altro qui? Non riconosco neanche questo. Sei spostato questo? C'è bisogno di alcol mo però, foglietti ne ho tanti. Non ne faccio più nulla. Poi non sono foglietti, sono tipo dei panni. Li chiamo io foglietti. Che somiglio dei fogli. Non c'è nessuno qua sempre. Tutto vuoto. Un hotel tutto per noi. No. Ma perché compaiono in ritardo sti qua? Sabato 29 marzo, l'assalto al presidio alla Feder è stato un successo. Abbiamo tolto di mezzo almeno 3 di quei criminali, riportando solo qualche ferita. È stato bello poter vendicare i mostri caduti. Notte stesso abbiamo nominato Isaac comandante. È stata una riunione turbolenta. Alcuni non gli hanno ancora perdonato l'esecuzione sommaria di quei prigionieri. Io lo stimo. Sa prendere decisioni impopolari. Venerdì 4 aprile, sono a pezzi, ma per un ottimo motivo negli ultimi giorni abbiamo accolto 8 nuove reclute. 6 delle quali hanno disertato dalla Fedra. Le direttive Isaac stanno funzionando. Pure a merito di tutti quei volantini. Iniziano a prenderci sul serio e a vedere nel WLF un'alternativa plausibile. Cacceremo calci quei fastidiosi e ricostruiremo sulle fondamenta gettate da Emma e Jason. Penso siano due che sono morti per il WLF a questo punto. Che forse sono dei capi o gente importante comunque per la loro fazione, diciamo, no? Carta. Che cos'è? Know it all. Una specie di geisha sembra, non è una geisha. Sappi tutto. Know it all. Se tutte queste cose non c'è dell'alcol, che ci sono tante bottiglie. Scotch. Una bella doccia, Ellie. Da un po' che non la fai, credo. Pina va per i cazzi suoi, avanti, non gliene frega niente. Guarda come compare l'impetto. Ma che cazzo? Merda. È stato fatto parlare, tipo, è stato torturato. Cos'è successo? Secondo me è vivo questo ancora. No. È stato Tommy. Tommy. Per farli parlare, farsi dire non ci credo. Fidati, è stato lui. Questo c'era quando è morto Joel. E chi era questo? Merda, qua giù ce n'è un altro. C'è scritto una cosa a terra. 7302. Le usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joel. Fai una domanda al primo, ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mentono. Geniale. Sono fottuti. Già.
geniale. Est 1. Un altro codice. Est 7302. È appena successo. Non sarà lontano. Vabbè, Toby non è che attacca loro tutto. Sembra stiano analizzando la scena del crimine, come stanno. Andiamo. Possiamo uscire da qui. Tommy non sarà lontano. Era bravo, sì. Un attimo. No, questi qui di cartello. Non c'è nulla vuoto. Oh, preferisco il martello. Ma questo mo non lo posso sfruttare. Uno, non c'ho alcol. Non c'ho un cazzo. Vabbè, rimane qua. Pazienza. Vedi se si rompe. Non si rompe il vetro. Con l'altro non la capisco sta cosa. Mica non è un vetro, è una rete in realtà. Potevano forse si rompeva la rete, vabbè. Ma dove sta andando? Boh. Solo perché sono andato dritto, lei è andata dritta. Ma dove è salita? Ma non si può salire lì, come ha fatto? Come ha fatto? C'è qualcosa che mi devi dire, Dina, che non mi hai mai detto. Boh. Ma no, sta rientrando. Vabbè, stupida sta lì. So che Tommy ha un passato difficile, ma... Cazzo. Lo so. Stai bene? Non è facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie. Con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Ah, è morta sua sorella. Get us. Qua ci sei. Sì, ma dove si mette il codice? Io apro il cancello. Ricordi il codice? Quello ah, beh, lo apro. Sangue. Sì. No, troppo presto. C'è troppo tardi. Vai, vai. Fatto. Ti sto codice. Io faccio questo. Però ho una domanda. Chi ci aspetta ora? Che cazzo ne so io? Che domanda di merda è? Cioè. Troviamo un riparo e aspettiamo all'asciutto. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona. Sì, buona idea. Mi ero accorto. Ok. Cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. Oh. VLF. Lupi. È uguale. Mi sono rimasti quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. Oddio. Cosa? Sto diventando come mia madre. Sono a posto. Ma sono ancora nella mappa. Stranamente, non sono fuori mappa. Fedra. Lì c'erano questi due gruppi che erano contrastanti. Quello è per Fedra. Porca puttana! Non me l'aspettavo. Prendetela! Forza! Dino! Cavallo muore qua. Ma intanto gli erano esplose le gambe praticamente. E sta scena mi ricorda qualcosa.
Non con un fucile, con un coltello. Cazzo. Non credevo che ti avrei rivisto. Ma che cazzo è questo? Chi ti conosce? Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. In quanti siete? Solo voi due. Non puoi impedirlo. Jordan! Signor Jordan. Dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Per questo hanno fatto a pezzi Nick. Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. C'era anche questo. Ehi, frena, non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei. Potrebbe essere un imboscato. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa, almeno per un secondo. Levati dal cazzo, Jordan. Che Dina. Dina! È stata ferita. È solo caduta. Col pezzo di vetro. E vuole strozzarla. Che vuole fare? Vuole strozzarla. Stai bene? Credo. Ellie. Ellie. Dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda. È una di loro. Muoviti. La guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo! Cazzo, Ellie! Ah, l'ho sfiorato. Che cazzo, minchia, però. Se li fai in così in modo diretto, credo. Ma dai, di nuovo. Vabbè, vabbè, ammazzatevi, va, faccio prima far ammazzare, cioè. Mo faccio un'altra roba, guarda. Ma li sfioravo tutto il tempo, che culo di merda. Quante persone lì? Parecchie. Dobbiamo andarcene da qui. Tranquilla. Stai tranquilla. Quasi fa tutto. Piano piano. Con calma. Si deve controllare. Niente fretta. Dina, devi fare la brava. Proiettili.
Di fretta cerca qualche altro compagno, non cercare mai. Altri proiettili. Intanto ricarichiamo il pompo. Sembra libero qua. Col cazzo che è libero. Però che cazzo, però che mira di merda, eh. Eh sì, ma non mi prende la mira, cioè. Lo so. Queste cazzo di armi ce l'ho in culo della mano. Merda stronza! Vabbè, li missa sempre per pochissimo. Che questi fanno male però, eh. Molto più punitivo i fight in questo gioco, eh. Non è ancora finita, c'è qualcun altro. Lo so che ci sei. Finiti? Stai bene? Sì. Sì. Riconosci qualcuno di questi tizi? No. Nastro. Non ho più trovato una workbench. Quella per migliorare le armi. O come si chiama? Non lo so se è una workbench. Nel tavolo da lavoro, è a work bench. Non c'è nessuno. Rimane la canzoncina un po' del fight, eh? Quindi ci sarà qualcun altro, non è mica finita. È totalmente finita. Finita. Buona bottiglia, prendiamolo. Teniamoci il pompo.
No, qui ho controllato, non c'è nulla. Si rompe sto vetro? Almeno questo. Qua c'è altra gente, sicuro. Perché non si sdraia? Ok. Dove cazzo vai? Non lo so, guarda il cortile. Tu, alla caffetteria. Io resto qui. Ok. Oh, porca merda! Blocchiamola! Quella! Volevo schivare! Ali! Qua su! Degli occhi! Sparagli! Che cazzo! Vabbè, che cazzo però, questi sono pigi. Non ti davo anche il tempo di sparare. Alle fuori! Eh sì, guarda, ma che cazzo di spam, ma crepa. Ma tanto sono morto, ma guarda quanto spammano questi. Ma seri, ma spammano come dei bastardi. Cioè non si ferma. Tutti qui giù, ora! Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so, guarda il cortile. Tu, alla caffetteria. Io resto qui. Oh. Credo di aver visto qualcosa. Non hai visto nulla. Oh. Altra crevata. Facciamo così. Aspetta che sto tizio se non mi vede. Non ti girare. Le vedo! L'albero! Chi è che c'è qui? No! Come ti sei permessa, puttana? Ragazzi. Fine medikit. Hai chiuso, mi senti? Cosa? Ecco! Ci sono altri? Quanti cazzo sono? Non qui però. Dai! Oh Eva! Con sto fucile è impossibile da mirare. A meno che non sei veramente safe, safe. Come va Eva? Con sto fucile è proprio impossibile. Il comodino di fiducia.
Va bene, dai. Il solito, ragazzi. Black Desert stai in giro. Ah, non c'è più la monnezza. Vedi che mi sembrava. Ah, qui c'è una bella scorta di proiettili. Medikit. Cioè, sono aggressivissimi qua, eh. Da qui si riesce. C'è una workbench. No, non c'è una workbench. Che possibile, non ne ho trovata solo una per ora in tutto il gioco, workbench. Ma non posso fare, non c'ho l'altro. Allora, buffiamoci. Quella che ci curiamo di più, qual è? Sì, ce ne vuole. Momento delle ascolte, ridurci tutta la vita. Facciamo questo, va. Grazie, raga. Ci sono? Dai. Cazzo ne so, ieri ha fatto la stessa cosa sto piccino, non ho capito perché. Vabbè, devo controllarlo, mi sa. Sta a riaprire il gioco, no? Ma non fa nulla, ma? Non so che cazzo di preso. Aspetta un po' di secondi, c'è il telefono a scarico, ma sta caricando, secondo. Tanto sta caricato qua. Ah, ci stai. Allora. Tanto c'è l'autosalvataggio, meno male qua che c'è l'autosalvataggio. Ah, la cam di merda. Si è fissata. Vai a giocare il J-Panzer, va? Fatti una partita col J-Panzer per me, ma se gioca a vuoto, va? L'italiano che fine ha fatto? Vabbè, credo sia nello stesso stato, non lo so mo se ci ha giocato ieri o qualche altro. Hai detto che lo sto aiuppando piano piano. Pierotto. Dai, vogliamo vederlo tier 10, dobbiamo essere patrioti,
Dove sono? Ok, devo avanzare. Ma qui ho preso tutto già. A questo punto. No, quella avanza. Che cazzo fa? C'è roba importante a quell'avanza. Alcol, ecco qua c'è l'alcol. Questa è una bottiglia o un alcol? Bottiglia. Allora facciamo un medikit, così facciamo. Così. Ma ok, così ci prendiamo sto foglio di carta. Che non è un foglio di carta, sono dei panni. Se il canone fa il solo 100 poco, vabbè sì. Certo. Comunque io come vedi sto continuando The Last of Us 2. Ancora penso di essere all'inizio, cioè non ho fatto troppo. Ho visitato tutta Seattle qua. Ho esplorato tutta per bene. Prima l'ho visitata blind, poi ho cercato una mappa sincera su internet per vedere se l'avevo visitata tutta. L'avevo visitata tutta in blind, quindi perché mi portava fastidio se mi stavo a qualche posto. Ma ero sicuro di averla visitata tutta. Ci avevo controllato ogni angolino. Ehi, c'è qualcuno? Allora, dov'è il gruppo di Adrian? Oh cazzo. Silenzio. Cosa? Niente? No! Coprite il tetto! Vabbè! Ma cazzo faccio? No! Brava! Muoviamoci! D'accordo! Ma il mio pompa che fine ha fatto? Oh! Eccolo qua! Fermare! Sono due colpi di pompa per ucciderli. Sono tanti. Inizia a correre, è meglio. Trovato. Ah, ma devo ricaricare, non mi ero accorto. Ci dovrebbe essere nessuno, giusto? Non voglio scoprirlo. No, ma quando è ferita si tiene la mano così, carino. Nulla di saltante, però. Sembra che non corra nemmeno quando è ferita. Quando ha la vita rossa. Tanto quel fucile di merda fa cacà. Teniamoci la revolver. Ma quel fucile mi faceva cacà pure sul primo. Perché puoi usarlo solo in stealth praticamente. Devi mira bene, altrimenti le prende in testa, devi shottare, perché altrimenti è lento a ricaricare, fa tutto, eccetera, eccetera. Andiamo qui che c'è. Certo, tanta roba qui, sembra. Cassettino. Materiali, di sti cosi ne ho miliardi, ancora non ho trovato un'altra workbench. Vai vai, i proiettili servono sempre. Ah, cos'è questo? Di qui in poi uccide qualsiasi intruso. Manderemo altre unità a cercare
l'altra donna, tornata all'avamposto entro fine giornata, portate tutte le provviste disponibili. Ok, altri medicinali. Perché no? What? Ah, vabbè, un attimo solo. Che se no non posso aprire il crafting. In realtà posto in modo alternativo, così guarda. Non me l'ha aperto. Vabbè, ok, posto. Percento velocità di movimento, creazione rapida, facciamo questo. No, si è buggato il pad. Ma si dovrebbe essere sistemato, esatto. Questa è carica. Questa è da caricare. Ma si tira ancora la ferita? No. Qua c'è del nastro ma che non posso prendere. Interessante. Ma che cazzo lo mettono a farlo? Dici? Come bloccata? Proviamo. Apriamo qua. Vabbè, non è che c'è un'alternativa. Che ne dici? Cioè, dimmi, vieni qua, c'è un'alternativa. Vai prima. Madonna quanto mi sta antipatica Dina, oh. Non mi piace. Non ci posso fare un cazzo. Mi sta antipatica sta tizia. Solo a guardarlo. Infatti ci dovrò passare forse tutto il gioco. Andarcene da questa scuola. Ora. Deve esserci un modo per scendere in strada. Direi che ci dovrò passare tutto il gioco sta tizia. E di più per giunto, mi sa. Di qua non si può scendere perché direi che non è safe. Ma devo scendere di qua. Ah, devo saltare, ok, ho capito, ho capito. Ui! Ok, andiamo. Facciamo un po' di casino. Facciamo sentire che siamo qui dentro. Al massimo. Non posso far nulla. Non è che non c'è dell'altro, ecco. Mo' sì. Facciamo un bel medikit. Andiamo anche questo. Qui si può scavalcare, vero? Ecco. Altro panno. Un panno e mezzo di panni, mi sembra onesto. Pillole, quanto cazzo si droga Ellie però, eh? Prende pillole dappertutto. Ma lo fai prendere o no? Ok. Carta. Cos'è? Cardio. Non so manca che servono queste carte. Forse sono solo oggetti collezionabili. Non credo serva qualcosa. Per il platino probabilmente servono sti carte. Non credo si gioca a carte, ti immagino. Dobbiamo tornare in strada. Sono quelli per il pompa? No. Me ne faccio un cazzo. Una bottiglia. Contenitore, vabbè.
Sentire delle mosche, lol. La Play! C'è la Play 3. Io l'ho vista da un'altra parte. Carina, ma che ci pensi? In effetti sono rimasti fermi, tra virgolette, con le Play. Perché si è fermato, tra virgolette, il tempo, no? Che tutto è stato distrutto, gli effetti, eccetera. E mo che ci pensi? In effetti sono rimasti alla Play 3. E che giustamente non è che è avanzata alla Play 4, Play 5. Carina allora, questa cosa. Ci sto a pensare mo. Alcol, buono, buono. No, non sono un ubriacone, semplicemente mi serve per fabbrica. È una delle cose più rare, penso, l'alcol in sto gioco, cioè. Se ne trova poco rispetto alle altre. Meno, non poco, dai. Ok, non c'è nessuno. Anche perché se ne usa tanto, sì. Più che altro. Perché i medikit li usi, le molotov quando servono le puoi usare. Cosa sono ste cose? È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Jordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Bisogna andare lì. Ancora lì. Vabbè, ovvio. Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia. Comunque è un po' lasciva, direi. Come si chiama qua? Dina. Che ha visto solo una foto di una ragazza e già. Non so che voleva fare. Porca miseria, calmati un attimo. Già. Proprio così easy, già gli sarebbe saltato addosso. Sì, cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Lui è tutto chiuso e non si può fare nulla, credo. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Dalle luci ai lupi, è un attimo. No. Cambia solo una lettera. Che fantasia. Qui intorno ce ne sono alcune. È stato fatto apposta? Quante? Può essere. Un paio. Ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola e che abbiamo ucciso i loro amichetti, ci daranno la caccia in massa. Non c'è nulla di tu. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Ah, si è visto dal tizio, ci volevo ammazzare in modo diretto, quindi non gliene ho fatto cazzo le informazioni. Loro semplicemente chiunque è contro di loro ammazza, da quel che ho capito. Qualsiasi intruso, hanno ricevuto quest'ordine. Quindi chiunque non conoscono, buono o cattivo che sia, loro ammazza. È sembrato così, il vecchio ha detto così. C'è il sangue. Non penso sia avanti a questa casa, quindi controlliamo. Sembra vuota, sembra. Sangue fresco. Sono pronta.
problema è che devo usarlo ancora perché all'entrata sembra vuota, poi bisogna vedere all'interno. Pannino, bottiglia al massimo. Ce l'ho al massimo questo. Che si portano le bottiglie. Tanto non le uso le stordenti. Però le dovrei usare in realtà, eh. Perché tanto sti nemici mi fanno un buco del culo enorme. Cioè, ti attaccano velocemente. Ti spammano con la pistola. Quindi mi sa che li comincio a usare le stordenti. Tanto ce li ho. Se no rimangono a marcire lì dentro. Allora, vediamo un attimino. Sangue, ancora sangue. Ma sentito tipo qualcuno che prendeva pugni in faccia. Era solo un'impressione. No! Dove cazzo spunti? Era lui che mi sa che urlava. Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Idem. Ma calma. Sì, ma che cazzo dici, Eli? Io sono tutto tranquillo. Un po' di calma e si ammazza tutti. Una bella mazzetta da baseball. Questa è per tirare un po' di colpi alle teste, è bellina. Usiamo le teste come palle da baseball. Quei panni non li posso prendere, sono pieni. Manco posso creare robe, non c'ho alcol. Qua c'è dell'alcol. Ma mi conviene usare creare un'altra moto? No, non mi basta comunque. Quindi andiamo avanti. Qualcosa bisognerà pur buttare. Ci provo a non sprecare nulla, però. Oh! C'è un foglietto di carta che c'è scritto. Mi hanno morso. Tina è morta. Da parecchio tempo ci ubriacavamo durante le pattuglie. Questa postazione fa schifo. Nessuno infetto, nessuna lena. Lontana da tutto. Suo fratello distilla alcolici. Quindi bevevamo e parlavamo. È andato avanti così per mesi. Stavo passando dall'emporio quando quei runner ci hanno sorpresi. Riferite a suo fratello che mi dispiace. Ho cercato di salvarla. Dite a mia mamma che le voglio bene. Cevi. Questo è il tizio che ha appena ammazzato, mi sa. Vabbè. Uno tra i tanti, diciamo, in questa situazione alla fine. Vabbè, andiamo, Dina. Forza, vieni qua. Sbrigati. Dove cazzo si usciva? Ecco qua. È finita la pacchia, Dina, di qua vieni. Capitolo il. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Perché non gli interessavano. Sembra assurdo. Ah no, ma forse sono stupidi. Non gli interessava. Forse. Oh, ci stanno attirando in una trappola, non gli interessava. Sono due le cose. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando. E li hanno liberati. Semplice. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vabbè, ma l'hanno fatto perché faceva una resistenza. Perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Perché volevano ammazzare Joel. Sicuro. Non volevano resistenza da parte nostra, sempre. Quindi ci hanno picchiato, ci hanno fatto svenire. Come si chiamava la ragazza della nota? Così non rompevamo i coglioni. Lia. Era quella... era quella con la treccia? No. No, quella Abby. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Ah, la tizia con i capelli corti. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri innanzitutto. Le chiederai perché. Ho capito chi è lì. Sì. Ma quella era Mel in realtà. Mel era quella con i capelli corti. Quella lì me la ricordo bene. Che aiuti a fare. No, lì era un altro. Niente di nuovo.
possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato. Decisamente. Lo so. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Regole del WLF vanno rispettate. Le stazioni soldati WLF vanno eseguite alla lettera. Due collaboratori della Fedra saranno giustiziati. Tre è vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione. Le quattro il coprifuoco resta in vigore fino a un nuovo ordine. Allora, vediamo che c'è di qua. Da qui si entra in una casa. Vediamo un attimo. Penso sia l'hotel, il Palin. Motel. Vabbè. Tutte queste stanze così, questi stili americani proprio, vabbè, sai, in America. Sembrano quelli dei film. Chiuso di qua. Vabbè, andiamo dall'altra parte, l'altra parte è aperta. Sono proprio quello dei film, questi modelli qua. Qua no. Qua nemmeno, quasi. Tutto al massimo. Alcol, carta. Roccafella. C'è nulla? Altro alcol. Altri panni. Ma per ora non ci ritorniamo l'alcol, perché qua fanno tanti danni i nemici. Un attimo, teniamolo. Non lo spreco tutto. Tanti panni si trovano. Questo si può spostare. Che stai facendo? A che serve, scusa? Non mi sembra di vedere dei luoghi dove poterlo mettere per salire. Ah, lì sopra. Penso qui. È bloccato. Devo far così. Devo farlo, metterlo lì. Ho capito, sì. Ok. Qui sopra. O no? Non ci arrivo, non credo. Torno tra un secondo. Invece sì. Resto di guardia. Vabbè, qua è loot sul loot, praticamente. Ma cos'è? Verde questo. Sembra un tipo un post. Che verde. Vivi, ieri ci hanno derubati. È stato Jim. Spero che agisca da solo. Se ve la passate male possiamo parlarne. Un cuore o a cuore sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Ah, non c'era gira. No, diario. Mo qual era? Qual è questa? Offerta di pace di Raul, sì. Aggiungere dell'acqua e del sale, il sapore diventa quasi accettabile. Non è molto, ma spero che possa bastare. Fino alla prossima area sicura almeno, Raul.
cos'è un benzina rifornimenti. Non ci dovrebbe essere nessuno. Non è entrata manco Dina. Sono una bomba. Che diavolo è? Una specie di bomba. Buono. Trappola esplosiva. Sono tipo delle mine. Ma si possono anche lanciare. No, si piazzano e basta. Quindi deve essere in modo tattico. Sempre fucile, eh? Mai pompa. Io rischio il pompa tutta la vita, col fucile fa cacare. Chitarra rotta, no. Vedo chitarre dappertutto in questo gioco, eh. Tutto a posto. Ovviamente. Trovato qualcosa? Sì. Roba interessante. Non penso servire in altre parti. Ci sono stato. Vabbè, saliamo sopra, no? Momento di andare avanti. Sembra tutto chiuso. Tutto barricato. Sì. Bisogna scendere di qua. Mi sa di sì. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. La monnezza. Monnezza. Era il peggiore. Lupi. Almeno non puoi qualcosa. Dove sta? No, ma sta andando avanti. Qua giù! Almeno mi darai i proiettili del pompa, vero? No, non è un pompa. Puttana, che colpo gli ha dato. Ce l'abbiamo uno dietro. Aspettiamo che salgano. Dai, l'ho sfirato in testa. Più basso, ma si sposta la mira e quella. Cazzo di problema, ecco. Si sposta la mira da sola e quello è il cazzo di problema. Altri? Non c'hanno la mano ferma. Non ci sta. Non credo. Bene. Merda. Riconosci qualcuno? Nessuno.
Minchia, però sempre la stessa cazzo di domanda mi fa Dina, porca puttana. Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Sembra la stessa cazzo di domanda. Riconosci qualcuno? Se riconosco qualcuno, riconosce qualcuno, te lo dico direttamente lei, cioè. Porca puttana. Vai, vai. Di qua non credo ci sia nulla. Che poi ce l'avevo davanti il nemico, manco lo vedevo perché ero già dall'altra parte. Però vabbè, dettagli, Allora, vediamo di qua. Qui non c'è niente. Gadget per Halloween. Alcuni sono simpatici. Non fanno per me. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda Left Behind. Quando si misero la maschera, eccetera, eccetera. No, lo volevo rompere. Perile, però. Ai. Proiettile, dov'è? Quasi luta tutto, non si lascia nulla. Che ha trovato? Che fa? Perché si era abbassato? Boh. Cos'è? Non l'ho letto, aspetta. Cleaners. Daydream cleaners. Cosa sono? Dry cleaner 3. Ma era, o faccio la pulizia a casa questi. Ma pure pulivano vestiti. Ma non lo so. Vestiti, ok. È una pulitura. Dove pulisci? Ma lascia pulire. Io fai pulire i vestiti. Questa è tipo la parte principale là dove c'hanno tutte le lavatrici, eccetera. Si avanza di là. Ho dritto. Andiamo prima di qua. Vediamo che c'è di qua. Di qua lo vedo chiuso. C'è la monnezza. Ma qui da dove sono venuto, mi sembra. Con la monnezza me la ricordo. Sì, pure quei barili. Sì, qui da dove sono venuto, ok. Qui già controllato. Ma si avanza lì dritto per dritto, mi sa. Vedo qualcosa lì, c'è una strada lunga. Di qua, vediamo che c'è di qua allora. Chiuso, nulla. Abbiamo perso pure il cavallo. Questa cosa è qualcosa di zona. Una zona di quarantena, boh. Warned restricted area. Non lo so, è una zona chiusa, quindi non lo so. Potrebbe essere anche una zona dove ci mettevano gli infetti per studiarli o boh. Magari provare a fare un vaccino. Scendiamo? Ma sì. Al massimo ci crepo.
Oh cazzo. Però il clicker no. Oddio, no, 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 no. Mi se ne frega i runner li ammazzo io, sia il clicker che mi rompe. Ammazziamo sto cazzo di clicker. Oh. Ah, ma c'è un altro dall'altra parte. Ok, l'ha ammazzato lei, dai, a me è carina questa cosa quando ammazzano in coppia. Sembra Assassin's Creed, qual era? Revelations? Quando mandavi gli assassini, tipo, no? E poi tu ammazzavi. Sergeant Frost. Ti togli Dina dal cazzo che li devo lootare. Madonna mia, che cogliona. Medikit al massimo. E beh, allora curiamoci. Cioè, sul primo ne ho trovati 4 in croce, medikit così, eh. Qua vedo che qualcuno si trova. Non troppi, però qualcuno sempre si trova. Prendiamo questa vacca integra. Qui da dove sono venuto? Che non ho controllato. Ti togli dal cazzo, Dina! Ma c'è altra gente qua. Ok. Non so se riesco a farli entrambi stealth. Così evitiamo problemi. Posto. Finite le vostre sofferenze. Allora, vediamo se si vede qualcun altro. Non credo ci sia qualcuno. Vabbè, in caso lo ammazziamo in modo aggressivo. Che c'è qui? Alcol. Cura. Bottiglia al massimo. Si poteva fare con le bottiglie. Facciamo le mine, va. Queste qua peggio ancora, non le userò mai. Peggio. Le fumoglie penso le stordenti, penso che mi metto a usarle. Ora almeno le sfrutto un po'. Ma ste mine qua, come cazzo le piazzi? Cioè. A meno che non ci sarà qualche cosa tipo. Arriva. Sai che arrivano gli zombie, piazza le mine, piazzi le robe, fai tipo la trappolina, no? Ma così a caso come cazzo fai? Cioè, devi prevedere da dove passa. O la piazza a terra, triggeri tipo qualcuno che ti viene addosso e. E boh, cioè. E lo fai morire con la bomba. Perché se sei vicino credo che prendi danni anche tu, cioè. Ma sarà stupido se non prendi danni anche tu se gli sei vicino. Qualcuno triggerà la bomba e sei vicino. No, non voglio passare di qua, voglio vedere qua ormai che c'era. Nulla, era tutto qua, ok. Non vi ho controllato. Ah, c'è la porta. Sono ovunque. Oh cazzo. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno, credo. No, non volevo far questo. No. Ehi. Qui, qui. Vena, porta.
Ma da dove cazzo? Ma dove cazzo mi spara? Sulla sinistra! Vabbè. Da dietro. Ancora si prende i colpi del fucile. Immortale tanto. Qui non ci sono! Sicura che non ci sono? Maledizione! Bellissima questa. A sinistra. Dove sta? Arriva uno da dietro. Fuori! Lo sapevo. Mi stavo per girare, infatti. L'ho sentito questo. Sono qua dietro, sono circondato. Via, via. Mi dovrebbe essere una situazione di merda. Teniamo la bada! Sì! Giù, giù! Faccio uno. No, mi becca col fucile da lì sotto. What the fuck? Dai, cazzo. Minchia, mi becca da lì sotto. Devo ammazzare questi col cecchino per forza. La trappolina a biricchine. Quanti cazzi sono? Devono scappare. Ma che cazzo è ora? Vabbè. Non ha via d'uscita! Ma nemmeno due riesci. Quando continui a prendere da... che cazzo! Hai rotto i coglioni però tu, Centro! Pure i cecchini là sopra hanno rotto i coglioni. Chi manca? C'è qualcun altro ancora? Mi sa che c'è ancora qualcuno. Dove sono? Ecco. Non possono essere lontane. Bella headshot. Ancora. Dove cazzo sta? Io non lo vedo questo. Ah, eccolo dove sta. Sali. Ma che cazzo. Beh, non mi salì. Va bene. Dove sei? Bella. Ce ne sono ancora? No. Sì, ma come la usi la trappolina, ma è quello. Stai bene? Tu l'hai mai usata quando l'hai giocato? Sì. Ero circondato qua, c'è un botto di gente. Allora, vita. Partiamo. Facciamo altri medi, no? Ecco perché non ho fatto la molotov, meno male me li sono tenuti.
Tanto ne ho due molotov per ora, basta. Quando mi servono le potrò usare. Il 2 non l'ho mai giocato. Ah, pensavo che si giocato anche il 2, tu, ma... è lì. Allora sono spoiler per te questi. Anche se non sai che è successa una cosa importante. Dai, non te la dico, magari poi te l'ho giochi tu. Va bene, uguale. È successa una cosa importante e brutta allo stesso tempo. Anche in realtà più di una, però vabbè. Nel senso, quella è quella più grossa dal mio punto di vista. Il problema è che se ne è parlata durante questa live stessa. Già ne parlava Dina con Ellie, quindi. Insomma, se ci hai fatto caso. Perché l'obiettivo principale è quel, in questo momento, perlomeno, penso l'obiettivo principale di tutto il gioco. Scotch. Non c'ho come sfruttarlo, non c'ho qualcosa per... Non c'ho l'arma corpo a corpo. Dimmi se ti devo rispondere o no. È inutile che provi a indovinare. È che già se ti rispondo a sta domanda capisci, cioè. Basta che dici se vuoi sapere o no, cioè è inutile che si tira a indovinare, perché basta che rispondi a una domanda e poi capisci, cioè non è che ci vuole tanto, cioè fai uno più uno, non è che sei stupido, eh. O sei stupido, ma dimmi te. No, non sei stupido, dai. Sto scherzando, non è che te la prendi, mo. Fucili del proiettile del fucile al massimo, e sti cazzi, me ne proprio fatto una minchia, che tanto manco lo uso. Preferisco non usarlo. È difficile. Se mi dici che te lo posso dire, te lo dico, perché io odio personalmente gli spoiler. Vieni, proviamo da qui. Ma stai zitta, Dina, vedo io, mo. Da qui si va avanti, mi sa. Quindi dobbiamo fare una roba. Dobbiamo fare una roba. No, 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 che dietro ho lasciato dei proiettili. No, 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 no. No, 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 no. Qua c'è questa struttura qua che non ho controllato. La banca c'è, no, 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 no. E si va avanti lì. Proietti, ma quanta roba c'è qui. Rilascio, sto ben di Dio. Sì, Dio ci ha lasciato proprio i proietti, proprio così. Quelli per il pompa. Sì, sì. Proietti di pompa. Che c'è qua? Me lo tengo sta alcol per ora. Almeno una bottiglia d'alcol me la tengo. Si sa mai. Meglio prevenire che curare. Tanto due molotov ce le ho. Ecco. Ma forse posso farlo. No, ne ho ancora uno e mezzo.
Mazza baseball. Prendiamolo, va. C'è del nastro. La potenziamolo. Tanto solo a questo per ora mi servono le forbici e il nastro. Quindi lo voglio nostro spoiler, ma fammi capire un attimo. Almeno capisco. Che non ho capito, non mi hai detto sì o no, non mi hai detto nulla, penso di nostro. Quindi tranquillo, tanto lo dico. Che è successo? Ok, nulla. Ma se continui a seguire la storia, mo non è che ti sta a cacciare. Se continui a seguire le live lo scoprirai, adesso. Se neanche parlato, cioè, magari non lo avrei seguito realmente, cioè, hai ascolticchiato, ci sta se stai giocando nel frattempo World of Tanks. Vabbè, una cosa che te lo dicevano diretto, una cosa che si sente parlare ma non si capisce tanto troppo perché non hai seguito quello prima. Alcol, forbici, nastro, bottiglia. Sembriamo ad Art Attack. Questo è un Art Attack. Minchia, ma tu lo conosci Art Attack? Ma madonna, quando ero piccolo, c'era il tizio che faceva i disegni a terra, era bravissimo, era il migliore di tutto, Art Attack. Uno guardava solo per lui, aspettavi lui. Vabbè, io aspettavo lui ogni volta, era fighissimo come disegnavo quel tizio. Forbici. E poi le forbici a metà. Penso che si considera consumate più che altro. Sì, metta forbici, prendi metta forbici. Gli altri sono consumati. Che banca vuota, non ci sono soldi, volevo trovare dei soldi. Potremmo uscire da lì. Ma gioco di merda, io ancora stavo esplorando, mi dai 2 secondi. Io coglione che clicco suggerimento, colpa mia. In effetti non ci cliccherò più. E mi dice dove devo andare, lo scopro io, non è un problema. Almeno mi dai qualcosa da fare il gioco, cioè, se poi mi dici pure dove devo andare. Munizioni, fucile, cose pompa questo, no. Esplosivi tipo, no, lo peggio. Sto esploricchiando, c'è fretta il gioco, cioè. Sarà tipo un altro bar, cose così. Non c'è nulla. C'è pure una scala. Erbagna. Scherzaci, l'altra volta nel bagno ho trovato un cazzo di infetto. Mi ha fatto prendere una caga. Mi ha saltato addosso. Apri la porta, boom, ti salta sto coso addosso. Ma qui ci sono stato ora, saliamo di sopra. Ma dove ero stato prima? Sì, qui dove ero stato prima. Ah, ma c'è ancora qualcosa, ho missato qualcosa. Del nastro. Ma no, quello non l'ho missato, ero full di. Sì, questo è dove sono stato prima, andiamo. Che qua c'è una specie di uscita, voglio capire.
Sì. Da qui c'era un buco qua, vediamo se sto coso. È la stessa cosa, si va sempre qua. Forse è la strada che devo prendere addirittura per forza, per avere. Ehi, Dina. Sì. Ma io volevo esplorare dall'altra parte. Mi sembrava che leggevo solo il cartello, perché alcune volte leggevo solo il cartello. Ah, ok, non mi dà la mano un attimo. Dammi che la c'è mano. Qui dietro? Aspetta lì. No, non c'è nulla. Dai, andiamo subito da Dino. Ma se siamo senza cavallo, madonna mia. E che qui non lo potevo usare. Dove cazzo lo portare per il cavallo? Ah, vai. Aiutami. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Che perspicace, eh? Dino. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Pff, insomma. Piantala. Non ti avrei mai lasciata sola. Era meglio da sola. Oh merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Chi c'è, Bill qua? Guarda dove metti i piedi. Oh cazzo, ma dobbiamo stare attenti noi stessi. Guarda, facciamo così. Contro gli zombie lo posso usare questo. Ali shot agli zombie questi. Non sono zombie, vabbè. Sono degli infetti, lo so. Ok. Ok, il cazzo, qua ci sono trappole dappertutto, probabilmente. Andiamo attentamente. Proiettili. Non è carico questo. Oh cazzo. Questa è una trappola. Ma guarda come si fa. Eccola qua. Qualcuno sta qui dentro? Che tutte queste trappole? Ah, contro gli infetti è simpatico, mi sa, quel fucile, perché tanto sono lenti. Pompa, buono. Ah, vabbè. Facciamo così. È carino contro gli infetti. Ah. Carta. Candelabra, che cos'è? Una tizia. Ma no, è una tizia tipo tutta infuocata, carina. Ma se non sono tipo dei supereroi, ma cosa sono queste carte? Cioè? Ho capito bene bene che sono quelle carte, però io sto correndo, mi sono scordato che ci sono le trappole qua. Vediamo bene se vediamo dei fili. Ma penso che erano solo lì per il momento. Si è spappolato tutto, guarda. No! Mannaggia la puttana! Mi sono fermato in tempo, ero saltato in aria. Ero saltato in aria qua. Mi tocca sprecare un proiettile, vabbè. Facciamo questo, eh. Madonna, ero saltato in aria qua.
L'ho vista in tempo. Alcol. Ho visto l'esplosione e lì che volava via. Io l'ho vista. Se voi non l'avete vista, colpa vostra. Io l'ho vista. Dove stai andando? Aspetta un attimo. Oh cazzo, madonna. Stadina sempre tra i coglioni. Sempre tra i coglioni. Sempre tra i coglioni. Ma fammi controllare. Dove cazzo stai andando? Manco tua madre ti rompe i coglioni così tanto, eh. Ma che cazzo? Ancora nessuna Lena. Altre 4 ore di turno, merda. Sembra quei robi. Avete quelli che facevi a scuola quando non avevi un cazzo da fare e ti disegnavi robe anche a caso, no? Ecco. Disegnavi i peni nei diari dei tuoi compagni, no? Nastro al massimo, ma non ci posso fare nulla col nastro. C'è null'altro qua. C'era il foglietto con i peni. E basta. Lupi? Non ne ho visti, ma non si sa mai. Tu sei un lupo, porca puttana, che temo rompi con io. Guarda che intuitiva proprio. Non lo sapevo che dovevamo scendere. Pensavo che dovevamo salire, sai? E dici saliamo? Saliamo ancora di più in cielo direttamente. Affanculo, che stupida Dina. Che l'hanno fatta così stupida? Cazzo. Sto bene. Forza. È una discesa, che cazzo è? Sembra vero. Vai, vai. Lì. E se arriviamo che è già andata via. Non voglio neanche pensarci. Ma che domanda di merda è? Ma se andiamo là dovremmo e non vendono il cibo? E cambi le cose, porca puttana. Sì, a cercare un'altra volta. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Ok. Potremmo segnalarle con dei pezzi. Se non sanno leggere. Usiamo i disegni, tipo un piede che calpesta un filo con un esplosivo. Me ne occuperei io. Mi piace. Lo voglio per iscritto. Conoscevo un tizio, un amico di Joel, che aveva minato un'intera città. La gente come girava? C'era solo lui. Ah, parla di Bill. Viveva da solo in una città. Non si fidava. È triste. Però è sopravvissuto. Non devi per forza isolarti dal resto del mondo per restare vivo. Ci sono vie di mezzo. È comunque un rischio, no? È più pericoloso restare solo. E se fosse rimasto ferito? O si fosse ammalato? Cosa succede se qualcuno si ferisce o si ammala? Hai... come dire, un problema in più che peggiora la situazione. Sì, anche questo è vero. No, qua non ce n'è. Qua non c'è nulla. Ehi, guarda. Che ha visto? Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Feel her love. Pensi abbia a che fare con lui? Non lo so. Viv, spero che questo messaggio ti raggiunga. Assistita all'accaduto. Il WLF ha fatto irruzione a casa 2 e sottratto le furtive a Jimmy. Gioielli, documenti, tessere annonarie. Si rifiutava di rispondere alle domande. Ripeteva di non sapere da dove sbucasse quella roba. Provate a spiegarglielo di come la vita... qui sia difficile, di come la Fedra ci abbia abbandonati, spingendoci a gesti disperati.
Ora, quasi riuscito a convincerli, ma poi... Ero quasi riuscito a convincerli, ma poi gli hanno trovato in tasca una preghiera serafita. Che cazzo è? Cos'è una preghiera serafita? Abbiamo provato a fermarli, mi spiace tanto, Raul e Hilder. Cos'è una preghiera... Fammi cercare che cos'è una preghiera serafita. Non so cosa sia. Serafirditi. Ah, ebrei spagnoli. Gli ebrei che abitavano in Spagna. Ok, venivano chiamati serafarditi. Non lo sapevo. Ok. Novità per me. Perché poi c'è il saluto romano. Filler love e poi fa il saluto romano. Mi dissocio. Oh, porca troia. Hanno sparato a tutti. Sono degli infetti, sai Ellie. Dice che tu gli avresti dato un abbraccino. Cioè, non lo so. Gli davi un abbraccino e... E li calmavi? Per un cavallo. Guarda. Non lo so. È di Tommy. C'è il marchio di Jackson. Infatti se la sono spassata. Ma la prima volta è vedere una roba del genere. Sì, scusa, è solo la puzza. Allontanati un attimo. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Per come te l'ha raccontata Joel. No. Penso. Aspettiamo a esultare comunque. Vedi lo studio TV? Ci sta pensando. Sì, da quella parte. Ci sta pensando una cosa. Lupi luci. Suona allo stesso modo, cambia solo una lettera. Joel, non è che gli avevo fatto del bene alle luci, eh? Altri corpi. Crivellati di colpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Bah, vedremo quale sarà la verità. Barricata robusta. Ok. Beh, da qui prima non si di premere non serve. Trappola. Merda. Che occhio. Non l'avevo vista anch'io. Sono ovunque. Fantastico. Anche c'è un altro. Sì, l'ho imparato c'è da Joel. C'è un mattone o qualcosa qua. Per non sprecare proiettili. Ecco. In realtà io con Joel sparavo, non tiravo i mattoni, però vabbè. Dio. Qua c'è un'altra trappola, vedo male. Attenzione! Guarda Dina per quanto ne è andata sulla tavola. questa ci voleva. Te la sei meritata. Oh cazzo. Oh cazzo, è circondato qua di trappole però, eh.
Facciamo così, ma le i primi tre sono a zero. Non attiriamo nessuno con tutte queste trappole che stiamo attivando. Questa erba alta mi mette ansia. Sì, è difficile vederci qualcosa. Ma come non l'ho beccata? Mi sono stordito. Era troppo vicino. Forse ho preso anche del danno, sai? Sono sicuro, perché non ho visto se avevo la vita full. Dai, avevo fatto tutto così bene. Ho visto nel momento in cui ci sono passato. E rip. Sì, missata, vabbè, facciamo. Dina, ti devi togliere i coglioni, non l'ho capito. Lì c'è un altro, sì, ero full vita comunque, mi ero preso del danno, eh. Sto a guardare ora che sono full vita. Ok, a sto punto prima di avanzare facciamo così. Rebecca, a quest'ora avrei capito che non ho preso l'autobus. Ti amo, ma non capisco come tu possa appoggiare quei fascisti del cazzo. Non ci sono mio vicino. L'hanno trascinato da me in ginocchio e giustiziato di fronte a casa sua. Si chiamavano Jimmy. Si chiamava Jimmy. Lo conoscevo da quando aveva 13 anni. Quando lo beccai a rubare una rivista nel mio negozio. Credo di essere stata la prima persona con cui si sia confidato. Ha recitato una preghiera prima di morire. Non riesco a togliermela dalla testa. Che la corrente sia placida. Lei mi guiderà a casa. Sto andando al capodanno per schiarirmi le idee. Torna in te e raggiungimi, ti prego, Fran. Che succede? Che hai visto? Proiettile, fucile. Alcol. Oh, finalmente! Che problemi c'hai, Alex? Io non ho capito. Quanti ne ho? 2.30. Stabilità, mettiamo di questo. Ah, che figata come potenziale armi.
È bellissimo che vengono potenziate. No, ho sbagliato. È bellissimo che vengono potenziate le armi. Buongiorno Alex. Mettiamo la potenza della revolver. Ma le smonta tutte. I danni mettiamo. È una cosa figa come le potenzi. Sembra un'esperta di armi, eh. Cadenza di tiro, stabilità, volo di ricarica. Mettiamo stabilità. Tutto a posto, Alex. Oh, qui ci sono dei mattoni, questi servono. Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Pieno di mine. Dappertutto, tu stai attento. Tanto salvo che sono sopravvissuto fino a qua un attimo, perché prima sono crepato con una mina. Entra? Perché non entra di qua? Non entra. Si può entrare, boh. No, vabbè. Capita. Che sta tizio? Di nuovo quel disegno. Ah. Madonna, ce l'avevo davanti agli occhi la mina. Vabbè, sono stupido, però facciamo carica partita. Tanto ho appena salvato. Ero troppo vicino. Di nuovo quel disegno. C'è uno anche davanti. Ma guardate. Ah no, il danno me l'ha lasciato lo stesso. Che gioco infame. Ma perché mi ha lasciato il danno? Che ho caricato la partita. Ok. Di nuovo quel disegno. Ah. Cioè scusa, come cazzo faccio? Ma non la vedo così. Ah, era qui davanti, ok, così. È qui davanti. Posso. Dovrebbe essere libero qua, un attimo. Ma si può aprire sto cane? No. Al massimo non posso costruire nulla. Qua c'è un'altra. Non ci sono mattoni, non c'è nulla con cui triggerarle con altro. Dove venire tutti? Non l'ho visto. Madonna la puttana, però che posto di merda, è tutto pieno. Di nuovo, sì. C'è così va. Disegno. Direttamente. Ah. Apri sto cazzo di portellone. Evitiamo di romperlo. Non spreco proiettili, ma facciamo così.
Cioè, ma qui dov'è? Io non la vedo qui. L'ho vista mo, è qua. Sì, l'ho beccata preciso. Ma si vedrà malappena. Ecco lo studio TV. Eh sì, vabbè. Ma... un commento. Allontaniamoci un attimo. Qui c'è un altro. Pieno, pieno di trappole sto posto. Penso di essere arrivato. Ok. Oh cazzo. Oh cazzo. Le scale sono minate. Vuoi farle esplodere? Non qui. Madonna mia, che situazione di merda che ero infilato. Tutte minate ste cassesco. Non l'ho preso. Che non l'ho preso, quando fa così dovrei prenderlo. Non siamo molto discrete. Magari sarà lì a trovarci. Sì. O potrebbero tenderci un'imboscata. Carino, eh? Tutto minato, tutto per ammazzarci. Devo entrare lì dentro. Da qui. Non gliela devo aprire la porta? Fai il giro, ok. Ma cazzi su. Io volevo aprire la porta, una volta volevo essere gentile. Eccoci. Resta bassa. Ah, stacco qui. Vabbè, stacco qui. Domani si va a sto... sembra fuoco. Sto cosa TV, sta stazione TV. Vedi un accesso? Non ancora. Va bene, salviamo qua. Vabbè, ma ti auguro buon pranzo, buon vedi tu, a dopo in casa. Ciao Emma. E per oggi stacco qui, ho fatto tutta la parte questa qui, dei lupi, eccetera. Principalmente praticamente ho fatto il coso, l'hotel, ma è stato veloce l'hotel, tutto il resto quello. Esplorare di nuovo oggi, praticamente.